Ciao a tutti, ben ritornati nel canale. In questo episodio cercheremo di capire perché la ricerca della verità è così sfuggevole, cioè così impossibile da percepire. Non è che forse la ricerchiamo come ci è stato insegnato? Non è forse che cerchiamo una forma, un'identificazione? Per poter definire quella che è la ricerca della verità? Se noi fossimo abituati a percepire, a sentire, a cogliere la bellezza di quello che viviamo, ad esempio quando abbiamo un fiore, tra le nostre mani, noi non siamo abituati a cogliere la bellezza del fiore, a vederne le sue qualità, a percepirne il profumo, ma in senso genuino. Ma di questo fiore percepiamo il ricordo della prima volta che l'abbiamo visto, quindi la memoria si infrappone a quello che sarebbe il cogliere di questo fiore. Quindi quel fiore diventa il nome di quel fiore e la localizzazione che gli è stata data nella nostra memoria. Nel momento in cui l'abbiamo visto per la prima volta. Ma se noi fossimo capaci ad ascoltare, a percepire, a sentire quello che cogliamo, forse avremmo un modo diverso anche di cogliere la ricerca. Quando noi cogliamo lo sguardo di un bambino, la sua profondità, la sua genuinità che appunto si coglie attraverso gli occhi, ma sganciamoci dal mammismo tipico italiano, ma intendo perché appunto i bambini possono essere anche dei tremendi mostriciattoli, ma mi voglio riferire a quella qualità pura, genuina, che viene espressa nella semplicità del bambino. Questa qualità, se giustamente colta, potrebbe portarci a una dimensione diversa, a un modo di percepire diversa la realtà. E se fossimo abituati a questo, se fossimo stati preparati a questo, anche la ricerca della verità assumerebbe una modalità diversa nel coglierla, nello sperimentarla anche. Ad esempio, anche le grandi spiegazioni sulla conoscenza, difficilmente vengono colte nella loro vera natura, tra quello che le parole non vengono dette, perché siamo abituati ad ascoltarle con la mente e ad ascoltarle solo con la mente. Invece, se ci facessimo attraversare da quelle parole non dette, da quelle cose che si percepiscono oltre oltre la capacità mentale e quindi farsi attraversare da quello che ad esempio l'insegnamento fa avvenire in noi stessi, ci sarebbe una possibilità diversa di cogliere la realtà, di cogliere la verità. Ma questo non lo facciamo succedere, perché noi ci comportiamo esattamente come siamo stati educati da bambini, quindi di cogliere e di assaporare le cose attraverso un processo mentale. Noi siamo abituati fin dalla nostra nascita a un mercanneggiare su tutto, quindi il nostro sentire rispetto alla verità ha una spinta profonda iniziale, che è però in contraddizione con quello che è il mercanteggiare. Quindi la nostra situazione nel vivere questo è una via di mezzo tra quello che profondamente sentiamo e quindi è genuino e ha senso perché nasce dal profondo, ma è parametrato con un altro aspetto che è il mercanteggiare, che è tipico dell'insegnamento che ci hanno dato fin da bambini. Quindi questo mercanteggiare
ci tiene lontano dalla possibilità di percepire. Facciamo anche un esempio relativamente alla lettura di un testo. Quando noi ci poniamo nella lettura di un testo, essenzialmente cerchiamo di capirne i contenuti, di comprendere e di afferrare delle nozioni per poi farle diventare nostre. Ma non ci siamo mai posti nella condizione di capire quale persona ci sta dietro, che cosa ha vissuto questa persona per poter scrivere quello che sta dicendo, quale personaggio, quale uomo o quale donna si cela dietro questo processo di scrittura, quali vicissitudini interiori ha vissuto affinché potesse scrivere questo testo. Questa modalità diversa di porsi di fronte alla lettura di un testo potrebbe veramente portarci alla comprensione del libro scritto, estremamente diversa da quella che è la semplice lettura nozionistica per comprenderne i concetti contenuti. Ma noi a tutta questa situazione non siamo mai stati abituati, non siamo abituati a questo. Ed ecco perché la ricerca della verità la viviamo in questo modo, con la mente, semplicemente cercando di dargli una posizione all'interno delle cose che noi conosciamo. Siamo molto lontani noi dal sentimento, dal percepire, dal farci attraversare. E per sentimento non intendo quel mieloso sentimento, quel modo mieloso di dire che è tipico del nostro paese, ma un sentimento puro, genuino, fanciullesco, semplice, quello che un bambino ha quando coglie le cose che coglie. Pertanto, la ricerca della verità, la ricerca in senso lato di Dio, non può essere fatta se non attraverso gli strumenti che abbiamo. E quindi per cogliere questo c'è bisogno di un essere, cioè di noi stessi. Ma l'essere è stato costruito con questi strumenti che sono inadatti per cogliere e per percepire. E quindi ci perdiamo la possibilità semplice che la vita ci offre, ma cercando di razionalizzarla ci porta lontano da questa genuina possibilità che è insita in ogni forma vivente, perché ogni forma vivente può cogliere la natura del divino in ogni cosa che tocca, che vive e che percepisce. Ma appunto a noi ci è impedita perché fin da piccoli ci hanno preparato degli strumenti che sono inadatti per percepire questo, non in senso completo, non è che siano completamente inadatti, ma se solo utilizzati questi sono potentemente limitanti. La ricerca della verità e quindi il cammino, il lungo cammino che conduce alla riscoperta degli antichi insegnamenti, non interessa molto all'umanità, nel senso che non è una strada molto percorsa. Perché buona parte dell'umanità è interessata ad altre cose. Ma questo non vuol dire che la possibilità sia preclusa. La possibilità è uguale per tutti gli individui, solo che sono pochi quegli individui che sono veramente interessati al processo di ricerca su se stessi e quindi ad accedere alla conoscenza. Questo è dovuto al fatto che l'umanità nel suo insieme è ancora interessata al rovistare nella materia, una grande parte dell'umanità. E questo non è sbagliato, è semplicemente ciò che desidera. Mentre un'altra parte dell'umanità ha deciso di ritornare alla materia dopo grandi voli e ha riscoperto nella materia dei principi
e degli attributi estremamente genuini. Quindi questo non vuol dire che l'insegnamento e la conoscenza per la ricerca di se stessi non sia disponibile all'umanità, solo che l'umanità non è interessata, la stragrande maggioranza dell'umanità. A questo riguardo c'è un antico adagio che è riportato nei testi antichi indiani, che dice che su 1.000 che si incamminano sulla strada, solo uno prosegue. Su 1.000 che proseguono, solo uno poi arriva alla conoscenza. Questo implica che la strada è molto difficile, ma non vuol dire che sia un percorso a lotteria dove se ci va di fortuna possiamo vincere questa possibilità. Basta indicare che su molte persone che si interessano, poi veramente pochissime arrivano alla fine del loro percorso, perché è molto difficile, è molto complesso e poi soprattutto perché l'essere umano è ancora estremamente giovane su tutto questo percorso. Vi è ancora da dire che più si è avanti nel percorso, meno ci sono possibilità di comprendere, ma perché si sono esaurite le possibilità. Cioè, più avanti si è sulla strada, sul cammino, e quindi più si è oramai percorso un lungo percorso, si sono esaurite tutte le possibilità, ce ne sono sempre di meno, anche perché si è finito il periodo di giochicchiare e in cui ogni cosa andava bene, ma si è arrivati nella condizione in cui si deve diventare uno col divino e quindi le possibilità lì sono estremamente ridotte, fino a diventare l'una, l'unica possibilità, la fusione col divino e riconoscere completamente la propria natura. Quanto fin qui ci siamo detti serve per poterci introdurre via via su quello che è il sentiero vero della conoscenza, per comprendere quali sono i meccanismi che ci ostacolano in questo luminoso processo che è la via, che è la vita, che è la conoscenza. Come abbiamo visto, non siamo stati preparati a tutto questo, anzi, quello che abbiamo ricevuto come insegnamento ci impedisce di cogliere con grande semplicità quella che è la bellezza della vita. Avremo modo di ritornare ulteriormente su questi aspetti. Avremo modo di approfondire ulteriormente questa grande possibilità che la vita ci offre. Con questo voglio concludere questa volta prima, lasciandovi un compito da svolgere. Voglio che riascoltiate ancora gli ultimi tre appuntamenti, perché è importante, prima di introdurre ulteriori cose, che portiate in voi una qualità diversa, cominciate a portare in voi una qualità di ascolto diversa di voi stessi, che cominciate a rendere una possibilità di toccarvi diversa, portando all'interno della vostra vita più bellezza, più capacità di cogliere la vita, più capacità di toccare voi stessi, attraverso un sentimentalismo al quale non siamo abituati a utilizzare, al quale non siamo abituati a vivere. Ma è importante cominciare a provare a osservare e a cogliere le cose in un modo diverso, con una modalità diversa,
con quel tipo di sentimento e di naturalezza che il bambino esprime in un modo così genuino, ad esempio attraverso il suo sguardo. E questa possibilità esiste, c'è pienamente, ne abbiamo esempi tutti i momenti sotto il nostro naso, nella nostra vita quotidiana, ma ahimè non siamo abituati a vederli. Bene, quindi chiudiamo qua, grazie per avermi ascoltato e ci ritroviamo al prossimo appuntamento. Ciao a tutti, statemi bene.